Durante il Concilio Vaticano II, i vescovi seguirono lo spirito del concilio. Si accende un'aspra lotta attorno al rinvio del voto sul documento. Ci si accapiglia. Scorrono frasi violente e colleriche. Ehi, scopriamone alcune. Giovanni XXIII ebbe l'iniziativa di preparare gli schemi dei testi da votare sulla base proprio dei suggerimenti dei vescovi che li avrebbero poi votati. Lo si ricava dal motu proprio Superno Dei Nutu del 5 giugno 1960, ossia un mesetto dopo l'auspicio della durata di 2 mesi fatta a Pericle Felici. La commissione pre-preparatoria ha svolto con grande diligenza il compito che l'abbiamo affidato. Ha contattato l'Episcopato, ossia vescovi, per ricevere consigli e suggerimenti sugli argomenti da trattare in concilio. E dopo aver accuratamente predisposto il materiale contenuto nelle 2000 e più risposte inviate da vescovi e prelati, con espressioni di gioia e congratulazioni, l'ha portato all'attenzione delle congregazioni della Curia Romana, che hanno saputo utilizzare con grande vantaggio nell'elaborazione delle proposte che ci hanno presentato. Inoltre, le università di studi ecclesiastici e cattolici, mosse da un simile zelo, hanno presentato voti e studi su questioni che saranno di grande utilità per la Chiesa. In totale saranno almeno 2150 risposte da tutto il mondo cattolico. Noi stessi abbiamo seguito questi lavori investigativi, svolti con cura e diligenza, e ci siamo riservati di esaminare personalmente, con la massima attenzione, i suggerimenti ed i consigli dei vescovi, le proposte delle congregazioni della Curia Romana, voti e studi delle università. Pertanto rendiamo al Signore un ringraziamento molto vivo, perché il nostro scopo ha corrisposto al lavoro così generoso e fervente dei nostri venerabili fratelli e cari figli. Già dal materiale così abbondantemente raccolto, si capisce di cosa si occuperà il prossimo concilio ecumenico per il bene della Chiesa e per la salute delle anime. Insomma, Giovanni XXIII l'aveva pensata giusta e corretta. Preparo il concilio sulla base delle proposte dei vescovi che poi le dovranno migliorare, mettere a punto ed infine approvare. È giunto quindi il momento di procedere, con l'aiuto di Dio, alla costituzione delle commissioni che devono occuparsi dello studio delle materie che possono essere trattate in consiglio, ossia nei lavori conciliari. Saranno composti da cardinali, vescovi ed ecclesiastici distinti per virtù e dottrina, sia clero secolare che regolare, scelti da diverse parti del mondo, affinché anche in questo risplenda la cattolicità della Chiesa. Il risultato del lavoro delle commissioni ce lo riassume sempre Giovanni XXIII un anno e mezzo dopo, nella Costituzione Apostolica Humanae Salutis.
del 25 dicembre 1961, per l'indizione del Concilio Ecumenico Vaticano II. Prima di determinare gli argomenti da trattare nel Concilio, abbiamo anzitutto chiesto il parere prudente e sapiente dei padri cardinali, dei vescovi di tutto il mondo, dei sacri dicasteri della Curia Romana, dei superiori generali degli ordini e delle congregazioni religiose, delle università cattoliche e delle facoltà ecclesiastiche. Un anno intero è stato dedicato a queste consultazioni, di importanza fondamentale, dalle quali appare chiaramente su quali argomenti devono vertere le discussioni. Per preparare il Concilio abbiamo allora istituito diversi organismi, ai quali abbiamo affidato l'arduo incarico di proporre gli schemi di quei decreti attinenti alla dottrina e alla morale, tra i quali noi, Giovanni XXIII, avremmo scelto quelli che avrebbero dovuto essere sottoposti all'Assemblea Generale del Concilio. Ricolmi di grande gioia, possiamo finalmente comunicarvi che questi lavori, alacremente seguiti, ai quali hanno dato un contributo solidale e prezioso cardinali, vescovi, prelati, teologi, esperti in diritto canonico, competenti e periti di tutto il mondo, volge ormai al termine. Alla fine, all'apertura del Concilio, che avverrà 9 mesi dopo questo documento di Giovanni XXIII, le 2150 risposte erano state suddivise in 16 volumi contenenti 69 potenziali documenti e capitoli di documenti. Una mole di lavoro veramente notevole. Dunque, Giovanni XXIII sembra aver fatto effettivamente il possibile affinché il Concilio potesse durare solo un paio di mesi. Infatti, il Concilio significava il coinvolgimento di 2.400 vescovi da tutto il mondo, la maggior parte dei quali ultrasessantenne. E Giovanni XXIII non aveva certo l'intenzione di farli andare e venire da Roma 4 volte in 3 anni. Pertanto è certissimo che il lavoro di messa a punto degli schemi fu condotto in maniera accurata e precisa, non certo in maniera autoritaria dalla famigerata, malvagia Curia Romana. A riguardo c'è una testimonianza del Monsignor Vincenzo Fagiolo, riportata dallo studioso Roberto De Mattei e pubblicata su Il Foglio del 12 luglio 2014. Afferma: Giovanni XXIII li studiò con attenzione, postillandoli con commenti autografi. Su tutti gli schemi al lato ci sono queste espressioni spesso ripetute: bene, ottime. Su uno solo, quello sulla liturgia, qua e là è scritto, sempre di pugno del Papa, qualche punto interrogativo in senso di meraviglia e non approvazione. Dunque, Giovanni XXIII fu veramente scrupoloso nella preparazione per far durare il Concilio un paio di mesi. E la famigerata Curia Romana sottopose al Papa anche quei suggerimenti dei vescovi contrari alle sue opinioni. Una caratteristica di Giovanni XXIII: la rendevolezza. Dalle memorie del vescovo Pericle Felici si ricava una caratteristica del Papa che condizionerà completamente il Concilio.
perché lo porterà ad acconsentire a delle richieste che ribalteranno completamente le sue intenzioni e tutti i lavori preparatori. Pur di evitare scismi, pur di portare a termine il concilio, pur di evitare il rischio che il Papa successivo potesse sospendere il concilio. Eccone un primo esempio. La preparazione al concilio 3. Terza memoria sull'argomento. 7 maggio 1962, ossia 5 mesi prima del concilio. In udienza da Giovanni XXIII. Esaminiamo insieme i promemoria da me preparati sia sui recenti avvenimenti della Commissione Centrale, sia sul piano di lavoro per la preparazione immediata del Concilio. Dico la mia perplessità per la costituzione della sottocommissione per studiare temi da portare al Concilio, richiesta dal Cardinal Frings, arcivescovo di Colonia. Il Santo Padre è d'avviso che, se insistono molto, è più opportuno non contrariarli. Prego il Signore che illumini il Papa e me per fare quel che è meglio per il Concilio. Dunque, siamo a 5 mesi prima del concilio e un cardinale, Frings, vuole organizzare una sua commissione per studiare la preparazione già effettuata da anni del concilio e la vuole costituire con l'assenso del Papa. Dunque sarebbe una commissione ufficiale, ma distaccata da quelle costituite dal Papa 2 anni prima. Che cosa vorrà fare questo cardinale con questa sua sottocommissione, ma ufficiale, una volta avviato il concilio? Ma il Papa decide di non fare il Papa. Già 5 mesi prima del concilio, con lui era sufficiente insistere molto per ottenere anche una commissione ufficiale da lui non prevista. Veniamo adesso ad una memoria di Pericle Felici alla fine della prima sessione dei lavori, che nei desideri di Giovanni XXIII sarebbe dovuta essere l'unica. Per me questi 2 mesi sono stati una croce continua. Tensione senza soste, critiche ingiuste e malevole, lettere anonime, dalla fonte inquinata facilmente riconoscibile. E indagatore. Qua c'è il prossimo video.